sì, grazie. Allora, giudice, cosa insegna di nuovo questa inchiesta e cosa bisogna fare per il futuro? Guarda, questa inchiesta ci insegna che quello che noi tenevamo si è verificato, cioè vi è stata una, sicuramente corruzione, una serie di delitti gravissimi commessi da una struttura che fa capo al Ministero delle Infrastrutture, ma che ha diversi associati. Quindi il delitto di associazione per delinquere al fine di commettere una serie indeterminata di delitti di corruzione, ma anche di concussione, cioè di concussione fraudolenta, di frode nelle pubbliche forniture e di turbativa di gare d'appalto, questa nostra previsione è stata accertata dal Procuratore della Repubblica di Firenze. E sono in corso anche altre inchieste che sono state avviate dalla DIA di Torino. Ora, tutto questo accade perché? Perché sono state demolite gli argini rappresentati da una legislazione penale e civile molto efficace. Quali sono queste leggi che sono state abrogate incautamente? C'è stato il delitto di interesse privato in atto d'ufficio, che è stato abrogato nel 1990, poi il delitto di peculato per distrazione, poi c'è stata la legge Severino che ha modificato e ha ridotto la pena della concussione fraudolenta, facendo in modo che molti di questi reati si possano prescrivere. E poi vi è la legge sulla prescrizione che consente a quasi tutti gli accusati di poterla fare franca. Ma c'è un fatto molto grave in tutti questi fatti, questi episodi: vi è da una parte il funzionario dello Stato che dovrebbe tutelare gli interessi della collettività e dall'altro il privato che fa gli interessi propri. Bene, che succede? Che il funzionario dello Stato, anziché pagare, cercare di pagare il meno possibile per l'opera pubblica che viene realizzata, paga il più possibile, perché poi il surplus viene diviso in mazzette tra i funzionari dello Stato e i privati che fanno l'opera. Questa è la cosa più scandalosa, cioè questo appare chiaramente dalle imputazioni che sono state elevate dal pubblico ministero, dai pubblici ministeri di Firenze, cioè sono nella stessa associazione per delinquere i funzionari dello Stato, il centro del Ministero delle Infrastrutture e i privati e i professionisti che cercano di guadagnare il più possibile. Sicché queste opere non sono realizzate nell'interesse generale, ma sono realizzate semplicemente per consentire a una banda di criminali pericolosi di potersi arricchire alle spalle dei cittadini, distruggendo il territorio, violando tutte le norme a tutela dell'ambiente. Basti pensare che noi abbiamo avuto poco tempo fa un ministro dell'ambiente che è stato arrestato per associazione per delinquere, per concussione, per usura, per truffa, il ministro Clini. Quindi praticamente noi come possiamo pensare che questi possono continuare le opere, come dice il Presidente della Regione Toscana? Dice questi devono continuare al più presto, finire le opere. No, queste opere non si devono fare, perché noi non abbiamo nessuna garanzia che queste opere sono fatte nell'interesse dei cittadini. Noi riteniamo che queste opere siano fatte esclusivamente nell'interesse dei manigoldi, dei predoni del territorio, dei ladri che ci stanno distruggendo. Noi abbiamo un'Italia che sta calando a picco grazie a questi signori che prendono 150 miliardi di euro all'anno di spesa pubblica, che viene dilapidata anziché essere destinata a servizi essenziali come la scuola pubblica, come i disoccupati, come gli svantaggiati, eccetera. Questo non è più tollerabile. Quindi io sono anche qui in veste di difensore del comune di Sant'Ambrogio e di San Michele in Val di Susa, che difendo contro i predoni della Val di Susa, perché i cittadini della Val di Susa non sono terroristi, sono delle persone che difendono il territorio, così come i cittadini di Firenze devono difendere il territorio di Firenze, che non può essere distrutto da questi mascalzoni. Senta, le nuove norme anticorruzione di cui si parla, la convincono o no a partire dal ricambio dei dirigenti? Sono tutte chiacchiere.
cioè sono cose promesse, ma bisognerebbe fare un decreto legge che entri in vigore dall'oggi al domani. Noi sappiamo quali norme bisogna fare, prima di tutto cambiare la legge Severino che ha modificato e ha ridotto la pena per la concussione, secondo introdurre il reato di interesse privato in atto d'ufficio che è stato abrogato nel 1990, 26 aprile, terzo introdurre il reato anch'esso abrogato di peculato per distrazione e quarto eliminare quella legge che prevede una prescrizione breve per tutti i reati di corruzione, per cui la maggior parte di quelli che vengono accusati sanno perfettamente che il processo non arriverà a termine perché è stato fatto in modo la legislazione che tutti debbono essere salvati dalla prescrizione prima dei tempi. Questo è il punto. Quindi io credo che bisogna fare una battaglia di tutti i cittadini per evitare che questo scempio si continui alle spalle del territorio, distruggendo le persone e anche mettendo in pericolo la salute dei cittadini. Ricordandovi la terra dei fuochi di Napoli, che è nata anche per queste cose, perché questi sono accusati non solo di associazione per delinquere, per commettere corruzione, ma anche di traffico di rifiuti tossici e nocivi che vengono fuori dagli scavi che vengono fatti sotto terra e quindi dallo smaltimento dei rifiuti che viene fatto da imprese della camorra. Quindi io credo che noi dobbiamo tutti insieme renderci conto che ormai abbiamo raggiunto il colmo, siamo saturi di questa quantità di delitti, di questa quantità di abusi, di delitti di ogni genere che sono stati commessi da personaggi che finora hanno goduto dell'impunità e che vanno in televisione anche con quella sicumera, dice noi siamo sicuri di essere innocenti, mentre i magistrati di Firenze hanno raggiunto prove che secondo me sono abbastanza consistenti. Quindi dobbiamo sostenerli, però dobbiamo anche chiedere che vengano cambiate le leggi, introdotte nuove leggi che prima c'erano, che sono state abrogate proprio per poter fare questi imbrogli che stanno facendo adesso. Senta giudice, un'ultima domanda. Lei diciamo non solamente a livello regionale, ma anche a livello centrale, lo Stato si dice combattiamo la corruzione, ma le opere devono andare avanti. No. Quello che ci dice... Questo è quello che ci dice il Presidente della Regione Toscana, che fa il furbo, perché dice che noi vogliamo servire, noi non serviamo niente. Io oggi sono arrivato con un treno regionale, perché volevo prendere il treno regionale e quindi il servizio è pessimo. Non ci sono treni per i pendolari, non ci sono treni intercity tra Roma e Firenze, una cosa vergognosa. Io ho dovuto prendere oggi questo treno alle 7.26, sono arrivato adesso perché si è fermato in tutte le stazioni. Non credo che i pendolari siano avvantaggiati da questo, questa è una scusa, perché questo non possiamo con la scusa dei pendolari sacrificare i pendolari e soprattutto fare in modo che i 150 miliardi all'anno di spese pubbliche vengono dilapidate per favorire questi delinquenti e questi masnadieri. Allora, ma le volevo chiedere più precisamente, lei sostiene che è proprio il sistema delle grandi opere che favorisce la corruzione? Esatto, il sistema delle grandi opere che sono quasi sempre inutili, come ormai accertati, che servono solamente a arricchire i funzionari pubblici che dovrebbero fare l'interesse dello Stato e arricchire i professionisti, le imprese che non fanno il loro dovere, il loro mestiere come dovrebbero essere fatti. Pensi che queste accuse che sono state elevate adesso riguardano non soltanto la costruzione del nodo ferroviario di Firenze, ma riguardano opere che stanno in tutta Italia, come l'autostrada Orte Venezia, che credo che sia una cosa del tutto superflua, come per esempio l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, altri 30 chilometri che vengono curati da alcune imprese amiche di amici, cioè sono opere che sono assolutamente inutili, cioè che sono utili solo ai corrotti e ai corruttori. Aggiungerei la tranvia fiorentina. Forse lei dice non sa quello che sta accadendo. Grazie. Facciamo comunali.